Questa è la morte di cui quest'anno dovremmo morire. Nel primo incontro, quello che avete nel foglio, daremo un'occhiata a questa famosa Dei Verbum, a questa Costituzione conciliare che ha segnato la libertà dei biblisti finalmente. Voi vi chiederete che cosa significa. Allora, prima di procedere, vi faccio un piccolo quadro. Quando nel 1680 e qualcosa un prete oratoriano francese, professore a Parigi, si chiamava Vincent Simon, pubblica un libro intitolato Histoire critique de l'Ancien Testament, storia critica dell'Antico Testamento, protestanti e cattolici lo hanno distrutto. È stato espulso dal suo ordine religioso. Il suo libro in 1600 copie è stato bruciato, tranne poche copie, per cui noi siamo riusciti poi a conoscerlo. E lui è stato mandato in un paesino di 300 anime, capre e galline comprese, in Normandia, ed è morto lì. Circa 70 anni dopo, un professore sempre di Parigi, ma questa volta di medicina, figlio di un protestante convertitosi al cattolicesimo, questo medico si chiama Jean Astruc, viene nominato dal re suo medico personale e lui non deve fare niente altro che badare alla salute del re, non della regina, non dei cortigiani, solo il re. E lui confessa, dice, più di qualche purgante, dicono. Siccome non mangiano verdura, non mangiano frutta, mangiano solo carne, bisognava dargli qualche aiuto e l'impegno medico si ferma lì. E quindi aveva molto tempo. Si dedica allo studio dell'ebraico, legge soprattutto il Pentateuco e scrive un libro anonimo. Già sufficientemente istruito da quello che era successo al prete oratoriano, dove lui non solo ribadisce ciò che ha detto quel prete, ma addirittura lo approfondisce e lo amplifica. Naturalmente reazioni scompostissime e anche lui, meno male che non era, non si sapeva che era lui, lui fa una vita tranquilla, muore serenamente, però il libro messo all'indice, bruciato ovviamente anche questo. Questo è l'inizio dell'esegesi moderna, l'esegesi cattolica moderna. Naturalmente gli studi vanno avanti, ma in forma direi quasi semiclandestina. Gli studiosi cattolici comunicano tra di loro le loro eventuali scoperte, ma non pubblicano se non libri che riguardano la filologia, le parole hanno quel significato, e la spiritualità. Ma non c'è nessun tipo di studi pubblicati a livello scientifico. Nel frattempo il mondo protestante, invece, dove c'era un'apparente libertà di ricerca, perché anche là molti libri bruciati, molti studiosi cacciati via dalle loro congregazioni religiose protestanti, c'è dunque una ricerca che cammina sotto la cenere. Non c'è niente di pubblico. Pubblico è, fate conto, un decimo di tutto lo studio che veniva fatto in ambito accademico. Siamo all'inizio del Novecento,
Pio X pubblica un'enciclica che pela gli studi biblici, ed è un'enciclica che di per sé se la prende con il modernismo. È una cosa un po' strana, perché Pio X pubblica questa enciclica e contemporaneamente fonda il Pontificio Istituto Biblico. 1908 una, 1909 l'altro. E nel documento di fondazione, Vinea Electa, dice che gli studiosi cattolici devono adoperare tutte le metodologie che sono state trovate fino a quel momento. Naturalmente queste pubblicazioni prima devono passare sotto l'occhio del Vaticano. Però inizia questo cammino di una certa libertà. 1943. Siamo in maggio, esce fuori un libricino di una cinquantina di pagine, proprio un opuscoletto, che però ha un grosso difetto. Questo prete, non si sa chi sia perché l'opuscolo è anonimo, molti pensano che sia Don Dolindo Ruotolo, che tra l'altro era un santo prete napoletano. Buono, c'è anche la causa di beatificazione in piedi, quindi non è proprio lo scemotto del villaggio. Non si sa chi sia, molti, ripeto, dicono che sia quel prete lì. Don Dolindo Ruotolo, chi per lui, scrive questo opuscolo dove denigra gli studi filologici, che erano gli unici che i cattolici potevano fare e pubblicare senza problemi. Denigra naturalmente tutta l'archeologia, la storia, la critica letteraria, e commette l'errore di dire che quel libro è stato approvato dal Papa regnante Pio XII. Quando Pio XII viene a conoscenza di questo fatto, fa spedire immediatamente, alla fine maggio, vi rendete conto, una lettera a tutti i vescovi italiani da parte dell'allora Congregazione della Fede. O Sant'Uffizio, questo era il nome che aveva questa congregazione, dove si avvertono i vescovi italiani di questo fascicolo, dove si dice che questo fascicolo non rispecchia assolutamente il magistero della Chiesa, e dove Pio XII sconfessa il fatto di aver approvato quel libro. A tamburo battente, lui, Pio XII e i suoi collaboratori stilano un'enciclica che viene pubblicata il giorno di San Girolamo, il 30 settembre 1943. Voi pensate, siamo in piena Seconda Guerra Mondiale. Eppure Pio XII ha ritenuto che quell'opuscolo fosse devastante e scrive l'enciclica Divino Afflante Spiritu, dove lui obbliga i biblisti a studiare e questa volta a pubblicare. Addirittura dice una cosa che nessun vescovo poi ha messo in pratica, ma dice che i biblisti devono essere lasciati in pace perché studino e pubblichino. Io sono lasciato in pace così,
Domani mattina ho scuola di seminario, domani pomeriggio ho scuola all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, domani sera una conferenza. Martedì sono all'Università a Padova, mercoledì c'è l'incontro della LEV, tanto per gradire. Giovedì e venerdì sono a Roma, sabato mattina sono qui a fare scuola in seminario, pomeriggio si confessa perché tra l'altro il biblista è anche prete, alla domenica mattina va così. Lasciare in pace i biblisti perché studino e pubblichino. Vabbè, questa è la vita. Io vi parlo di documenti, non della vita. Documento parla in questi termini, tuttavia metteva alcuni paletti. Questi paletti riguardavano il problema della tradizione, riguardavano il problema del magistero. Questi problemi vengono affrontati nella Dei Verbum, che è un documento tormentatissimo. Concilio incomincia nel 1962. Viene immediatamente presentato ai vescovi il documento sulla Divina Rivelazione. I vescovi lo leggono e lo bocciano subito. Perché in questo documento venivano riproposti i paletti di Pio XII. Che poi tra l'altro non erano grandi cose. La Divina Fonte Spirito veramente è un'enciclica di enorme respiro, di grande libertà, però metteva alcune condizioni. Personalmente non le avrei ritenute pesanti. Tuttavia i vescovi non vogliono la ripetizione della Divina Fonte Spirito del 43 e discutono. Per 3 anni, perché la Dei Verbum è uno degli ultimi documenti approvati dal Concilio Vaticano II, con delle discussioni, se voi leggete i vari verbali, anche sulle virgole. Mai un documento è stato discusso come questo. Alla fine è venuto fuori questo documento veramente di altissimo livello, dove alcune cose vengono risolte e dove stranamente, lo vedremo oggi, si dicono 2 affermazioni completamente diverse da quelle che erano state dette in precedenza. Quali sono queste 2 affermazioni? La prima è questa. Prima Dio, poi la Scrittura, poi la Chiesa. La Chiesa non ha autorità sulla Bibbia, ha solo l'autorità di interpretarla, ma la Bibbia è sopra la Chiesa è sotto la Scrittura. Interessante, vero? E poi c'è una 2ª affermazione, che è quella che ha dato respiro agli studi esegetici cattolici. Dice, i biblisti, gli interpreti, gli esegeti, forniscono i dati previ perché poi la Chiesa maturi il suo giudizio. E quindi non abbiamo più nessun tipo di vincolo. Noi studiamo, pubblichiamo, la Chiesa dice questo mi serve, lo prendo, oppure dice no, questo non mi serve, buonanotte. Naturalmente all'interno di questo documento vedremo che ci sono anche delle bellissime soluzioni a tanti problemi che c'erano in passato. Ve ne dico uno solo, poi li vedremo, ma tanto per dirvi perché si fa la lettura di questo documento. Fino a Pio XII si è sempre affermato
che la Bibbia è senza errori, è inerrante. Giosuè, nella battaglia di Hai, dice al sole: il sole non si muove. Come fa a dirgli fermati? La Bibbia è inerrante. Naturalmente i teologi e i biblisti avevano già trovato la soluzione, ma non poteva essere detta, perché il Magistero aveva parlato di inerranza biblica, senza specificare niente. Allora il Concilio prende in mano questo problema e lo risolve così. Prima affermazione. Gli scrittori sacri dicono la verità, intendendo per verità adequatio rei ed intellectus. L'autore sacro dice ciò che vede, è con la cultura di allora. Vede sorgere il sole, vede calare il sole e lui lo interpreta come movimento del sole, non come movimento della terra. E perciò quando lui dice le cose non mente, dice la verità, anche se è una verità proporzionata alla sua cultura. E quindi la Bibbia è inerrante per quanto riguarda la fede e la morale. E sul resto dice la verità così come era vista dagli autori di quel periodo. Questa distinzione porta ad una lettura serena del testo, per cui non c'è più conflittualità fra scienza e fede, cosa che era difficile da comporre con i documenti precedenti. A noi oggi sembra una cosa perfettamente ridicola, ma perché? Perché noi siamo cresciuti nel clima della Dei Verbum. I preti hanno potuto parlare nel clima della Dei Verbum, i biblisti hanno potuto lavorare con il clima creato dalla Dei Verbum. Prima non era così. Penso che parecchi di voi abbiano conosciuto Don Antonio Ornella. È il primo biblista qui in seminario, è stato mio maestro, ha potuto parlare liberamente. Prima di lui c'era Don Giuseppe della Valentina, da non confondersi con Don Pio della Valentina, che era un filosofo. Don Giuseppe della Valentina era un altro biblista. Povero, lui era stato condizionato nella sua formazione dall'enciclica di Pio X contro il modernismo. Per cui la mia stella, ogni volta che usciva fuori dalla filologia, diceva: mi raccomando ragazzi, queste cose che vi dico non ditele. Per cui noi vedevamo la libertà del professor Ornella, che diceva le cose stanno così, queste sono le documentazioni, e l'altro che diceva più o meno le stesse cose, ma sempre con questa specie di angoscia che queste cose venissero propagate facendo il suo nome. Capite cosa significa la Dei Verbum? Dei Verbum significa che l'esegesi cattolica finalmente ha potuto esprimere tutta la sua capacità, e se fino al 1965 l'esegesi cattolica in qualche maniera è andata al rimorchio dell'esegesi protestante, dal 1965 sta succedendo la cosa contraria. Bene, questa è l'importanza di ciò che vedremo oggi.
La prossima volta invece daremo un'occhiata al rapporto Bibbia-storia. La Bibbia nasce nella storia, in qualche maniera la fotografa e la interpreta. Perciò noi troviamo nella Bibbia delle pagine orrende. Sono storie. Queste pagine verranno giudicate. Ma l'autore dice, questo è successo. Quindi nella scrittura noi non troveremo solo pagine edificanti. Troveremo anche pagine da macellai. Un esercito vinto, i cui soldati vengono arati, vengono messi uno dietro l'altro come le pallottole in una cartucciera e con l'aratro gli aprono il ventre. Troveremo anche questo. Troveremo lo sterminio delle città. Gli ebrei conquistano una città e bruciano tutto. Uccidono gli uomini, gli animali e bruciano tutto, come se fosse un grande sacrificio a Dio. Troveremo anche questo. Però troveremo anche il mio amico Siracide, che nel secondo secolo avanti Cristo fa la preghiera del militare, dove gli ebrei pregano Dio di vincere, ovviamente, ma dicono: i nemici vedranno in noi, vittoriosi, la tua gloria, perché anche loro invochino te come ti invochiamo noi. Nessuno parla di ucciderli, neanche di schiavizzarli. È un salto enorme. Perché è successo questo? Perché dallo cherem, dalla distruzione totale del nemico, si passa poi alla schiavizzazione del nemico, si passa poi al ridurre in sudditanza, quindi l'altro resta libero, paga le tasse e basta, fino a diventare alleato, fino a diventare ama il tuo nemico. Come mai c'è questa strada? Noi la prossima volta cercheremo di dare un'occhiata a questo mistero, tenendo presente che la Bibbia non è un libro di teologia, ma è un libro di storia. Si narra la storia, si fa la riflessione sulla storia e Dio si rivela attraverso la storia. Non è che ci siano Lourdes, Fatima, Medjugorje e compagnia bella. Attraverso esperienze di questo genere Dio si è rivelato, no? Ci sono anche queste. Ma la rivelazione maggiore Dio l'ha fatta attraverso gli avvenimenti. Ricorderete Gesù che dice al paralitico: ti sono perdonati i tuoi peccati. C'è la brontolata: solo Dio può rimettere i peccati. E Gesù, che legge il cuore, dice: affinché voi sappiate che io posso rimettere i peccati, dico a te, alzati e cammina, che la dare a quel miracolo. È un fatto. È un fatto che comprova le parole. Dunque il fatto interpreta le parole, ma anche le parole interpretano il fatto precedente. Ti sono perdonati i tuoi peccati.
affinché sappiate che ho il potere di perdonare i peccati. Miracolo 1, 2, 3. E voi notate che la rivelazione avviene nella storia, ma anche attraverso la storia. Prossima volta noi affronteremo questo fatto. Perché è importante avere chiara questa idea? Perché altrimenti noi cattolici rimarremmo prigionieri di quella mentalità cattolica precedente la Divino Afflante Spiritu e precedente la Dei Verbo, e presteremo attenzione solo e unicamente a ciò che Gesù ha detto, di ciò che Gesù ha fatto. Non è dottrina, non ci importa. E allora saremo con una fede guercia. Un occhio sì e l'altro no. E invece noi noteremo nella Dei Verbo dove si dice che la rivelazione viene fatta da Dio attraverso fatti e parole intimamente uniti. Quindi anche un fatto è una rivelazione, tanto quanto un insegnamento è una rivelazione.